Amici di Lecco FM, una buona serata. Ci troviamo all'imbocco della strada carrozzabile che va verso il Monte Cornizzolo e stiamo affrontando la passeggiata, la fiaccolata dell'antivigilia di Natale, di tradizione ormai da 20 anni, e noi allora saliamo al rifugio Secch. Allora, stiamo salendo al Cornizzolo, intanto ci salutano, che c'è già chi scende, chi sale, perché sono già le 20, ci sono già tante persone che stanno scendendo. Dietro di noi uno spettacolo, tutte le luci della Brianza, del lago di Annone e di Pusiano. Amici di Lecco FM, siamo arrivati alla Secch, c'è molto vento ma è una stellata stupenda questa sera, si può degustare all'interno del rifugio la trippa, i panini, tantissimo cibo, vino, vin brûlé, di tutto e di più, veramente tutto consigliato, e anche noi abbiamo preso il vino bianco che adesso ve ne bevo un goccino in diretta e va giù, che è un piacere. Ecco, e allora buona serata dell'antivigilia a tutti e possibilmente al Cornizzolo, possibilmente come da tradizione lecchese sulle montagne qui del nostro circondario. Buonanotte a tutti! Da dove arrivate? Da dove arrivate? Londra. Olanda. Cosa fate sul Cornizzolo? Cioè da Londra e dall'Olanda? Sì, loro. Per i nostri amici lì. Okay. Loro. Quanto avete bevuto da 1 a 10? 5. 6. Ma dovete scendere a piedi? Sì. E ce la farete? Sì. Abbiamo vediamo ogni tornante. Bene, allora, vi state divertendo questa sera al Cornizzolo? Come? Stiamo divertendo un sacco! È bellissimo, ci manca l'Italia! Bene, allora, buona continuazione, buon divertimento, buone feste! Anche a voi! Buone feste! Siamo con Martina, una tra le tante volontarie della Secch. Com'è andata questa serata qui al rifugio antivigilia di Natale, la classica fiaccolata? Ormai sono 20 anni che la organizzate. 21 anni. No, è andata bene la serata. C'è stata tanta gente, faceva un po' freddo, faceva più freddo rispetto all'anno scorso, e purtroppo per colpa del vento non abbiamo potuto utilizzare le fiaccole, ma abbiamo dovuto utilizzare le torce. Però tutto sommato è andato tutto secondo i piani, quindi siamo contenti e siamo soddisfatti. Tantissime, nonostante il vento, le persone che hanno partecipato. Qualche ingorgo qui nel rifugio, ma giustamente fuori faceva freddo, quindi tutti si sono tra virgolette rintanati qui, quindi un grande successo anche quest'anno. Assolutamente, anzi quest'anno ancora di più a quanto pare, perché abbiamo aumentato i quantitativi di mangiare preparato ed è finito tutto come lo scorso anno, quindi vedremo l'anno prossimo come fare. Quindi fiaccolata che si conferma un must del Natale. Io vi ringrazio e vi faccio tanti auguri e complimenti per quello che fate, perché so che siete tutti volontari e non è scontato. No, assolutamente, anzi, siamo sempre alla ricerca di gente nuova, giovane e volenterosa che ha voglia di mettersi in gioco, perché la Secch è il rifugio, ma è anche il corso di escursionismo, è il corso di sci, ci sono tante cose che fa la Secch. Quindi chi ha voglia
le porte sono aperte, vi aspettiamo il lunedì sera in sede. Grazie, buon Natale. Buon Natale anche a voi.